Ma come si fanno i gemelli in un film? Avete mai notato un singolo attore o attrice interpretare due o più ruoli in una pellicola? Bene, la cosa è anche a dir poco interessante, dato che uno può pensare che siano veramente gemelli, oppure che siano stati fatti in CGI, oppure che lo stesso attore ricoprisse un altro ruolo facendo un'altra scena e contrapponendola a quella già esistente. Quindi è a dir poco veramente curioso sapere tutte le tecniche che hanno portato alla realizzazione di una cosa del genere. E oggi ve ne andrò un po' a parlare. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. A livello cinematografico esistono moltissimi modi per riportare la stessa persona nella stessa pellicola a ricoprire più di un ruolo. Infatti, ormai al giorno d'oggi queste tecniche sono anche molto vecchie a livello di sceneggiatura. Quello che è cambiato sono tutte le cose tecnologiche che ci hanno portato alla CGI e a tutto il comparto tecnico che abbiamo oggi, che ci permette comunque di copiare, sdoppiare, clonare, oppure attraverso i viaggi temporali riportare la stessa persona e in CGI invecchiarla o ringiovanirla. Possiamo fare praticamente di tutto. E uno dei primi a utilizzare la tecnica dello sdoppiamento nel mondo del cinema fu l'inventore George Méliès, che fece anche parecchie cose nel cinema, tra cui il cortissimo cortometraggio del 1898 Un Homme de tête, dove in pratica utilizzò la tecnica mascherino contro mascherino, che prevedeva che un pezzo di lente della cinepresa venisse coperto così che l'immagine non si imprimesse sul corrispettivo pezzo di pellicola, lasciando quindi quel pezzo libero per una diversa immagine. E grazie alle sue tecniche anche molti altri riuscirono a risolvere questo problema, utilizzando l'oscuramento della cinepresa o della lente in modo tale che la controparte non si vedesse che fosse lo stesso attore o comunque utilizzando un altro attore per fare la scena. Quindi una cosa pazzesca come facevano a quei tempi. Anche a metà del Novecento il problema fu risolto con una grandissima soluzione. Infatti, se vi ricordate il film Il prigioniero di Zenda, l'attore stringe la mano a se stesso. E vediamo quindi lui girare prima la prima scena dove stringe la mano a un altro attore e poi viene riavviata e viene messo dalla parte dell'altro che stringe la mano a se stesso. Quindi viene girata la scena due volte in cui l'attore va prima da una parte e poi dall'altra. Tecniche fantastiche, non c'è niente da dire. E le cose cambiarono anche alla fine degli anni 70, dopo che diversi registi iniziarono a usare anche una tecnologia che permetteva di registrare e duplicare più volte gli stessi movimenti di cinepresa. E difatti ad usare questa tecnica fu anche Star Wars nell'episodio 4, Una nuova speranza, e poi ovviamente tornò utile anche a diversi altri. Ma uno dei più grandi miglioramenti, a mio parere, credo abbia portato il green screen, dato che comunque avrebbe dato la possibilità di far recitare un attore con dietro uno schermo verde nel quale avremmo potuto aggiungere altri personaggi, altre cose, altri sfondi, qualsiasi cosa. Quindi da lì in poi è stato molto più semplice aggiungere un gemello o comunque un altro personaggio, anche se comunque un po' lo vedi che non è reale. Ma non sempre il green screen funziona, infatti ci possono essere delle scene che vengono girate all'aperto e quindi hanno comunque una luminosità variabile. E in quei casi viene utilizzato il digital rotoscoping, una tecnica che in buona sostanza permette di tagliare e ricucire tra loro digitalmente vari pezzi di scena, anche se nel caso in cui la scena non sia stata girata originariamente su un green screen. In questo modo un regista può prendere una faccia, un viso, un busto e spostarlo direttamente in un altro corpo, in un'altra scena. Che figata! Tuttavia, anche questo può risultare insufficiente qualora nella scena si debba riportare decine e decine di cloni. Difatti, come vediamo anche in Matrix Reloaded, il nostro Neo ha a che fare con tantissimi agenti Smith, ma tantissimi. E in quel caso, purtroppo, ragazzi, vanno rifatti tutti in digitale, anche se comunque poi la qualità del video non è che diventi il massimo. Tralasciando anche il fatto che Matrix 2 è stato fatto in degli anni in cui non era ancora a livelli di adesso la CGI, però comunque il risultato rimane accettabile. Nei casi in cui i gemelli erano uno o due, quindi pochi, veniva usata la performance capture, che comunque è stata utilizzata anche da Andy Serkis quando ha interpretato Gollum nel Signore degli Anelli, e persino da Armie Hammer in The Social Network, in cui un altro attore in pratica è stato fatto allenare per avere la corporatura identica a lui, e poi lì è soltanto stato cambiato in CGI il viso. Questo discorso del viso modificato in digitale viene anche rielaborato moltissimo in Gemini Man, pellicola in cui il nostro Will Smith viene ringiovanito di tantissimi anni. Fino adesso abbiamo parlato di attori che hanno avuto a che fare con questa tecnologia in
continua evoluzione che li ha portati a creare sdoppiamenti o comunque cloni o comunque doppelganger nelle varie pellicole in cui hanno recitato. Ora mettiamoci nei panni degli attori stessi. Vi siete mai chiesti come possono riuscire ad affrontare una situazione del genere in cui devono recitare con davanti il vuoto più totale? Il vuoto più totale. E questa cosa l'ha anche un po' elaborata il nostro Villeneuve nella pellicola del 2013 Enemy, in cui il nostro Jake Gyllenhaal passò parte del suo tempo sul set recitando davanti a una pallina da tennis messa su un'asta, che in pratica serviva per avere qualcosa da guardare così da non dare l'idea di stare fissando il vuoto. E per chi si occupava di post-produzione era relativamente semplice da rimuovere, dato che comunque rispetto a una persona umana una pallina è molto più facile, perché in sostanza in questo film lui fa due scene. Quindi nella prima si vede lui che guarda sta pallina, e poi nella seconda lui dall'altra parte che si aggredisce da solo in sostanza. Però il nostro Villeneuve non era scontato che ci desse una performance del genere, dato che ci ha portato Dune al cinema oggi facendo un successo mondiale. E per concludere vorrei comunque fare un monologo per parlarvi anche di altre possibilità per sostituire un attore che è morto o che comunque è invecchiato parecchio e così via, che non può tornare a sostituire il se stesso da giovane, ad esempio. Possiamo prendere Mark Hamill in Star Wars, che purtroppo per fare The Mandalorian, la seconda stagione, spoiler per chi non l'ha visto, nell'ultimo episodio si vede Luke Skywalker tornare, giovane. E in quel caso, come molti avevano anche detto, un Sebastian Stan, tutto bello truccato e vestito, ci sarebbe stato più azzeccato, invece di quella ricreazione in CGI orribile che va a rovinare la qualità della serie Mandalorian, che ha una grafica pazzesca. Quindi lì, secondo me, hanno un po' sbagliato. Ci sta che non abbiano voluto farlo per tributo a Mark Hamill, che lui è legato molto al personaggio della saga spaziale, però chi lo sa, in quel caso sono scelte loro. Un'altra cosa potrebbe essere Paul Walker in Fast and Furious 7, che viene ricreato in CGI, ma lì comunque l'attore è morto nella vita reale, è stato un tributo e hanno ripreso il corpo del fratello, che praticamente è molto simile a lui, e le hanno ristampato in CGI il viso. Anche lì una scelta molto azzeccata, secondo me. E questa cosa la vediamo anche nel film The Flash, in cui il protagonista, viaggiando nel tempo, ha una variante di se stesso e quindi ci sono due Barry Allen, motivo per cui nelle scene in cui ci sono entrambe possiamo intravedere il protagonista molto fatto bene a livello visivo e l'altro che ogni tanto è sfocato. Una cosa che invece mi ha fatto veramente imbestialire è stato il cambio personaggio, il cambio attore, scusate, di Grindelwald nella saga degli Animali Fantastici, perché hanno fatto fuori Johnny Depp, hanno introdotto Mads Mikkelsen, che però non hanno di cui poi non hanno mantenuto nessuna caratteristica fisica del personaggio vecchio, che era praticamente mezzo pelato col capello biondo a crestino, tutto il trucco bianco. No, hanno preso lui che è praticamente differente. Te inizi a vedere il terzo e dici: ma chi è questo? Cioè, nessuno pensa che sia lui, a meno che tu non abbia saputo la notizia prima della pellicola. E quindi niente, ci sono a volte delle tecniche che comunque sono geniali, altre volte invece sono da buttare. È il mondo del cinema, ragazzi, alto e basso. In ogni caso, spero che abbiate apprezzato questo video e che vi siano piaciute tutte queste chicche e curiosità legate ai registi e alle tecniche registiche utilizzate per le varie pellicole. Io vi chiedo comunque di seguirmi sui social e di iscrivervi al mio canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!